La Vastese arriva allo stadio Riviera delle Palme con l'intento di centrare la prima vittoria in campionato. Mister Ferrazzoli opta per il 4-3-3, scivola in panchina Menna, Favo play basso, Calì e Busetto ai lati di Di Nardo. Ordine ed equilibrio sono gli ingredienti del 4-4-2 del Porto d'Ascoli. Ciampelli recupera Sensi al centro della difesa e davanti si affida al tandem Spagna-Fall. Parte contratta la Vastese, dunque sono i marchigiani a rendersi pericolosi al settimo, con Spagna che rompe sulla sfera, la calcia e trova la deviazione della difesa col pallone che finisce docile tra le mani di Testa. La risposta degli abruzzesi è immediata. La palla viaggia veloce sull'asse Busetto, Greselin, Favo e la loro trama meriterebbe un finale migliore del piattone allato del play aragonese. Due minuti dopo ancora pericolosi i ragazzi di Ferrazzoli. Cross telecomandato di Calì per l'incursione dietro le maglie orange di Busetto. Colpo di testa che si spegne sull'esterno della rete e numero 7 che esprime tutta la sua incredulità. Prova a sbilanciarsi la squadra biancorossa concedendo di tanto in tanto qualche ripartenza ai portuali e su una di queste Pietro Paolo fa tutto molto bene al di fuori della conclusione. Palla alta. I minuti centrali del primo tempo vivono una fase di stanca con i ritmi che scendono lasciando spazio a speculazioni tattiche. Al 37esimo si riaffacciano dalle parti del giudice i marchigiani che calciano prima con Pacchioli e poi con Fall. Sul tramonto del primo tempo ci prova ancora Favo, ma il suo tentativo non impensierisce Testa e si va così a riposo a reti inviolate. Neanche il tempo di riprendere posto che dopo 20 secondi Battista sgasa sull'out mancino e costringe Altobelli al fallo da rigore. Penalty che lo stesso numero 11 trasforma con frettezza. L'ex Cupello strappa ancora al 52esimo, ma il suo tiro viene rimpallato. Sul pallone si fionda, passa l'acqua che però non c'entra il bersaglio. La Vastese accusa il colpo e prova a reagire affidandosi all'estro di Calì. Il numero 10 converge da destra, elude un avversario e scarica un mancino che finisce deviato dal portiere in corner. Il duello tra i due si ripete 4 minuti dopo con Testa che ancora una volta ha la meglio. Si appiattisce la manovra degli abruzzesi facendo aumentare l'autostima della truppa di Ciampelli. Al 58esimo D'Alessandro scaglia un tiro violento che non inquadra lo specchio. Superata l'ora di gioco, Pietro Paolo suggerisce un cross invitante sul quale Fall e Spagna vanno a saltare in due, ostruendosi a vicenda e gettando di fatto l'occasione del raddoppio. Con Di Nardo ingabbiato tra le maglie orange e Busetto, non in giornata, gli unici sussulti biancorossi arrivano dal sinistro di Calì, come al minuto 80. Palla alta. Due minuti dopo il Porto d'Ascoli potrebbe chiudere i giochi con Fall che si invola tu per tu con del giudice, ma spreca tutto con uno scavetto mal calibrato. Il forcing finale della Vastese non produce occasioni nitide e permette ai marchigiani non solo di portare i tre punti a casa, che significa vetta della classifica, ma di mantenere ancora la propria porta inviolata dopo 270 minuti di gioco. Alla Vastese va il demerito di essere rientrata in campo poco convinta e di non aver avuto la forza di riaprire la contesa una volta preso lo schiaffo.